Lo scorso 12 settembre Apple ha ufficializzato l'arrivo del nuovo iPhone 10, il vero prodotto effettivamente di rottura dopo numerosi anni di smartphone molto simili tra di loro, da un punto di vista ovviamente estetico. Apple ha presentato anche iPhone 8 e iPhone 8 Plus, ovvero un aggiornamento dello scorso anno, che però più che definire iPhone 8 l'avrei definito un iPhone 7S. E adesso vi spiego perché all'interno della nostra recensione. iPhone 8 Plus è l'ennesima riproposizione del medesimo design che ormai conosciamo da molto tempo e che vede la sua prima introduzione con iPhone 6, in particolar modo la parte frontale. Rispetto alla precedente generazione, Apple ha introdotto per la back cover un vetro che offre particolari giochi di luce e che trattiene anche poco le impronte. Tale adozione ha migliorato il grip, visto che il vetro garantisce una maggiore aderenza rispetto al metallo. Resta comunque un dispositivo molto grande da maneggiare, di conseguenza scomodo da utilizzare. Un altro passo in avanti vede l'introduzione della ricarica wireless utilizzando il caricabatterie che supportano lo standard Qi. Sarà comunque possibile ricaricare la batteria dell'iPhone anche con incaricabatterie ovviamente di terze parti. Rispetto ad iPhone 7 Plus cresce leggermente il peso, 202 grammi, il profilo resta in alluminio serie 700, inoltre viene anche mantenuta la certificazione IP67 che dovrebbe proteggerlo da breve immersione in acqua. Il pannello di questo iPhone resta invariato, IPS Full HD da 5,5 pollici con 3D Touch e 401 ppi. Oltre alla gamma cromatica P3 quest'anno si aggiunge anche la tecnologia True Tone. Il sensore di luminosità a 4 canali riesce a regolare il bilanciamento del bianco automaticamente in base alla luce dell'ambiente in cui ci troviamo. Questo ci permette di avere un'ottima resa di colori in qualsiasi condizione di luminosità senza affaticare eccessivamente la vista. Il display è uno dei migliori IPS in circolazione, anche se la risoluzione è solo in Full HD e per uno smartphone non economico è sicuramente una nota negativa. Buona la visibilità e molto naturali i colori e abbastanza buoni anche gli angoli di visuale. Sì, da un punto di vista estetico resta pressoché identico a quello dello scorso anno, le caratteristiche tecniche invece fanno certamente la differenza. Su questo iPhone 8 Plus troviamo il nuovo processore Apple A11 Bionic, si tratta di un hexacore a 64 bit con 4 core che girano a frequenze normali più 2 core che vengono attivati solo in caso di necessità, quindi quando sono richieste prestazioni più elevate. Questo chip di Apple è il primo processore ad essere realizzato con motore neutrale e quindi in grado di eseguire, secondo Apple, circa 600 milioni di operazioni al secondo, quindi comunque stiamo parlando di un processore effettivamente molto prestante. Per la prima volta Apple realizza anche la GPU in casa, quindi anche questa è realizzata direttamente da Apple e che quest'anno è in grado, in abbinamento ovviamente con iOS 11, di riuscire ad essere sfruttata per la realtà aumentata. Quindi ci sono tutta una serie di applicazioni, tra cui anche giochi e alcune app educational che sfruttano proprio questa realtà aumentata, quindi andando ovviamente a sfruttare tutta la potenza del processore. Da un punto di vista prestazionale generale, tralasciando questi dati, non si discostano molto le prestazioni rispetto all'iPhone dello scorso anno. Ovviamente tutta questa potenza bruta la si vede solo nell'esecuzione dei benchmark, perché poi per tutti gli altri comparti comunque l'iPhone si comporta allo stesso modo come iPhone 7 Plus. A completare la dotazione delle caratteristiche tecniche ovviamente troviamo anche 3 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda le temperature, si attestano intorno ai 40 gradi con un uso molto intenso, quindi se sfruttiamo ad esempio la realtà aumentata, mentre in condizioni di uso normale non è neanche così percepibile del calore al tatto, quindi da questo punto di vista non ho niente da aggiungere. Anche il comparto fotografico resta praticamente invariato, con il sensore principale da 12 megapixel, apertura f1.8 e un secondo sensore di tipo tele con lunghezza
lunghezza focale di 56 mm però con apertura f2.8. Anche la camera frontale resta identica, una 7 megapixel con stabilizzazione digitale. L'interfaccia della fotocamera resta la medesima, molto minimale. Resta comunque scomodo il fatto di dover accedere alle impostazioni per modificare i vari settaggi di registrazione e scatto. Con l'introduzione del nuovo Apple A11 Bionic, Apple ha introdotto la registrazione a 60 fps per i video in 4K e a 240 fps per i video in slow motion in risoluzione Full HD. Ottima la qualità fotografica, con una buona qualità dell'illuminazione ambientale e un ottimo contrasto. Anche in condizioni di scarsa illuminazione la camera si comporta sempre molto bene. Migliorata anche la modalità ritratto, che vede l'introduzione di alcuni filtri fotografici che ci permettono di dare una sorta di effetto di luce proprio da studio fotografico. La modalità più interessante è ovviamente quella che va a scurire lo sfondo e che quindi ci dà una sorta di effetto ancora più marcato. Peccato che al momento ho notato che in alcune foto lo scontornamento del volto non è così preciso, quindi probabilmente Apple dovrà ulteriormente migliorare l'algoritmo che scontorna ovviamente il volto della persona. Abbastanza buona anche la registrazione video, anche se ho notato una leggera variazione dei colori quando si cambia velocemente angolazione, ma niente di così trascendentale, insomma si tratta di piccolezze. Tra le principali novità di iOS 11 troviamo il nuovo centro di controllo completamente ridisegnato e molto più personalizzato. L'App Store è stato completamente rivisitato con una navigazione più semplice e molto più intuitiva. Sono state introdotte anche nuove voci per Siri decisamente più naturali ed ora è in grado di offrire suggerimenti basati sull'utilizzo delle applicazioni come Safari, News, Email e Messaggi. Introdotto anche il riconoscimento alla guida, che consente agli automobilisti di non essere disturbati. Inoltre è possibile inviare una risposta automatica ai contatti preferiti. La batteria di questo iPhone 8 Plus dovrebbe essere una 2675 mAh e dico dovrebbe perché, come al solito, Apple è bravissima a darci tutti i dati tecnici e le varie prestazioni, è 600.000 volte più performante, però ovviamente i dati più importanti come sempre non vengono forniti rispetto ad iPhone 7 Plus dello scorso anno, quindi l'amperaggio dovrebbe essere minore perché l'anno scorso era una 2900 mAh contro una 2675. In realtà comunque la durata della batteria è più o meno simile, perché comunque con l'introduzione del nuovo processore Apple A11 realizzato a 10 nanometri c'è comunque un dispendio energetico minore. Io sono comunque riuscito a fare circa 15 ore di utilizzo continuato con circa 5 ore di schermo attivo senza utilizzare i risparmi energetici, quindi direi da questo punto di vista sicuramente promosso. Per quanto riguarda l'audio, decisamente buono, soprattutto quello dello speaker di sistema, visto che è un audio stereo, sfruttiamo ovviamente anche la capsula auricolare. Veramente molto buono l'audio, corposo, soprattutto i bassi si sentono veramente molto bene. Forse alcuni di voi avranno sentito parlare della presenza di una sorta di rumore di fondo che alcuni utenti hanno sottolineato quando venivano effettuate delle telefonate, quindi sfruttando lo speaker di sistema. Personalmente io non ho avuto questi problemi. Inoltre comunque Apple ha rilasciato un aggiornamento correttivo per questa problematica, però invece io devo dire che non ho riscontrato questo tipo di problema anche con la Rayleigh Z precedente. Insomma, questo iPhone 8 Plus si conferma un aggiornamento del 7 Plus dello scorso anno, che a mio avviso non giustifica neanche il cambio di numerazione da 7 a 8. Infatti io l'avrei definito più una versione 7S rispetto a quella dello scorso anno. Credo che la maggior parte di tutti i possessori del 7 Plus ovviamente non passeranno quasi sicuramente a questo 8 Plus, viste comunque delle differenze veramente minime con il dispositivo di Apple dello scorso anno. Sta di fatto che non ho ben capito la mossa di Apple di annunciare comunque due smartphone effettivamente con un design che ormai conosciamo, a partire da iPhone 6, e che vede sì un aggiornamento da un punto di caratteristiche hardware, ma vede anche la presenza del nuovo iPhone 10, che effettivamente non è ancora disponibile sul mercato, però è stato il dispositivo che ovviamente ha attirato di più l'attenzione sia della stampa ma anche di tutti i consumatori finali,
che ovviamente non andranno a spendere 949 euro per passare per esempio da un iPhone 6 Plus a questo iPhone 8 Plus, per il semplice fatto che sono molto di più attirati verso iPhone 10. Comunque questo iPhone 8 Plus non viene venduto ad un prezzo di listino bassissimo, stiamo parlando di 949 euro per la versione da 64 giga, mentre si sale a 1119 euro per la versione 256 giga. Quindi per questa versione, quella da 256, c'è una differenza con iPhone X di ben 200 euro, quindi tutti ovviamente non acquisteranno mai il 256 o il 64, ma secondo me saranno molto più invogliati di acquistare iPhone 10, un prodotto sicuramente molto interessante e che vedremo non appena uscirà. Vi ricordo che per ulteriori informazioni trovate tutto all'interno dell'articolo dedicato, informazioni più dettagliate, le foto che avete visto anche nel corso della recensione e tutti i benchmark. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di metterci un mi piace e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo alla prossima recensione.